Il gruppo di ricerca coordinato dalla professoressa Stefania Pellegrini ha realizzato prodotti di formazione per tutte le età. Quello pensato per i ragazzi che frequentano le scuole secondarie di primo grado è un progetto di ricerca che chiaramente ha un linguaggio adatto a un'età compresa fra i 10 e i 14 anni. È un'età molto delicata nella quale i giovani stanno formando la propria identità e hanno necessità di riconnettere quello che la realtà racconta loro a quello che la scienza può filtrare attraverso le più grandi categorie. E allora per i ragazzi delle scuole medie abbiamo realizzato un prodotto che attraverso dei disegni a fumetti cerca di veicolare dei concetti più complessi nell'ordine di una formazione all'educazione civica di legalità. Dunque, accanto alla spiegazione di che cos'è il fenomeno mafioso, di come funzionano in maniera diabolica le organizzazioni a delinquere di stampo mafioso, viene data anche un'analisi di quella che è l'antimafia, ossia quel grande movimento sociale che consente a tutti i livelli di contrastare le infiltrazioni criminali nel tessuto economico e sociale. Abbiamo deciso di fare anche un focus sul riutilizzo dei beni confiscati, come presidio di legalità e come simbolo di legalità ripristinata nei territori. Ecco, attraverso questi messaggi spiegati mediante un linguaggio semplice, mediante immagini, si cerca di veicolare quello che è l'impegno sociale e dunque una grande attività di educazione civica alla legalità che abbiamo realizzato mettendoci tutta la passione che alberga in noi e sicuramente stando molto attenti alla precisione del linguaggio. Molte volte infatti i progetti pensati per le scuole sono semplicemente sviluppati su strumenti audiovisivi, sulla visione di un film e senza magari un inquadramento corretto dei fenomeni. E dunque ci auguriamo che la presentazione che abbiamo veicolato possa essere utilizzata dagli insegnanti proprio per far precedere a questi momenti di convivialità e condivisione momenti di formazione più specifica.